Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo 941, faccio la breakdance mentre parlo con voi. E benvenuti in questo nuovo video della Maullo Craft, signori miei. Oggi nuovo episodio. Allora, signori miei, cosa facciamo oggi? Oggi continuiamo a sistemare un attimino il mondo e poi andremo a fare anche la zona dei maiali, per come avete potuto capire dal titolo. Nel frattempo il sole sta calando alle mie spalle. Detto questo ragazzi, prima di partire con il video, saltello anche, io vi ricordo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti che mi lasciate a questo video. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo 941 sia su Instagram che su Facebook, i link li trovate in descrizione. E se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite PayPal, trovate il link anche questo in descrizione. Aspettate che cambio inquadratura, andiamo a dormire e partiamo con il video, raga. Ok ragazzuoli, il sole è sorto, la giornata è bella, luminosa, non piove e noi partiamo con questo video. Cosa faremo in questo video ragazzuoli? Nel titolo io ho scritto che abbiamo i maiali, ancora non ce li abbiamo effettivamente, però andiamo a creare la costruzione per poterli contenere. Questo è il primo passo del video di oggi, raga. Voglio fare tante cose oggi, non so se riusciamo a fare tutte quante oggi oppure divideremo il video in due, ovvero mezzo oggi e mezzo la prossima volta, così nella prossima volta potremo anche fare quell'altra cosa che avevo in testa, ovvero andare a costruire, a organizzarci per andare a cercare la fortezza dove ci sarà il portale del drago. Allora, in tutto questo, signori miei, io ho raggiunto la zona X, i nostri maiali saranno stipati qui, in questa zona di qua. Conquistiamo questa zona di qua vicino alla zona dei polli. Chi non conosce questa zona di qua, lì ci stanno i polli. C'è anche una mucca Carolina che sta camminando da sola, ma non ci interessa. Allora, prendiamo un attimino le misure perché deve venire una cosa giusta, raga, non deve venire la solita cagata che facciamo noi. Quindi leviamo questo, leviamo questo, leviamo questo, ok. Mi devi dare un pochino di questo, ok. Allarghiamo un attimino il sentiero, quindi facciamo uno, facciamo... Io c'ho la pala, perché non sfrutto gli attrezzi che c'ho? Dai, così, ok, io dico che qua può andare più che bene come percorso per raggiungere la zona dei maiali. Perfetto. Dopodiché piazziamo la crafting table, che come ogni volta ci serve per qualsiasi tipo di lavoro. Piazziamo la crafting table e facciamo il primo recinto. Quindi dobbiamo fare un sacco di staccionate di questo tipo. Quindi facciamo un po' di staccionate così. Facciamone 5 e 5, raga, non so contare. 5 e 5, ok. Mettiamo gli sticchettini qua, ok. E ne facciamo queste di qua. E già ne avevamo un bel po', ne abbiamo 21. Ok, mettiamo le staccionate qui e facciamo il nostro primo recinto, signori miei. Qui ovviamente ci andranno i cancelletti, quindi dobbiamo fare una sorta di così, perfetto. Sì, dovremmo esserci. E poi questo lo andiamo a chiudere così. Ok, ora saliamo. No, i pillager no, ma porca miseria. Ma perché devono venire ogni volta in ogni video a rompermi le scatole? Qualcuno me lo spiega, raga, ma perché? Ma perché? Guarda, guarda, guarda come sono cattivi, guarda come sono cattivi. Mannaggia a voi, ma ve ne state a casa vostra, porca di una paletta ambriaca. Ve ne state a casa vostra, dico io vengo a casa vostra a rompervi le scatole. No, perché voi dovete rompermi le scatole? Giuro raga, uno dei prossimi video sarà quello di andare a ammazzare tutti questi mostri brutti. Salve, benvenuti in questo video pacifico e coccoloso. Allora, datemi della terra, abbiamo bisogno della terra, signori miei. Abbiamo bisogno della terra, voi direte perché della terra? Perché noi ora saliamo qui, dobbiamo alzare questi, sì, dobbiamo alzare uno e due, perfetto. E la stessa cosa dobbiamo farla qui, ovvero uno e due. Ok, da qui, signori miei, inizierà la pixel art del nostro maiale, che ovviamente faremo un attimino in maniera molto stilizzata, però partirà da qua, signori miei. Allora, mi serve questo, mi serve questo, mi serve questo, e forse mi serviva anche un attimino il disegno. Ah no, ok, ce l'ho là sopra il disegno. Quindi dobbiamo fare una, uno, sicuro, e due, perfetto. Poi abbiamo questi due qua così, e questi sono quindi uno. Da qua dobbiamo fare uno, due, uno, due, uno, due, tre e 4, stessa cosa dall'altro lato, signori miei, stessa cosa dall'altro lato. Allora, qui abbiamo detto che sono 1, 2, 3 e 4. Ora dovrebbero essere 8, se non sbaglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perfetto, ora noi dobbiamo salire di 1, 2, 3, quindi di 4. Sì, allora, 1, 2, 3
4, poi mettiamo l'occhietto nero, signori miei, e poi ne mettiamo altri 3, perché siamo saliti di 4, 4, 4, 4, quindi 4, 5, 6, 6, 7, 8, ok. Stessa, stessa cosa di qua, e a fianco all'occhietto nero mettiamo un blocco bianco e poi continuiamo con il rosa. Io spero che i blocchi rosa mi bastino. Stessa cosa facciamo da questa parte, quindi io ho sbagliato, però sono scemo. Uno già era questo, 2, 3, 4, occhietto nero e poi 1, 2 e 3. Sono scemo, raga, da quel lato dobbiamo modificare la situazione. 1, 2, 3 e 4, occhietto bianco e poi 1, 2 e 3. Non è vero che là siamo più alti? Sì. E vabbè, ora lo sistemiamo, raga. Poi dobbiamo fare un colore così, un blocco così, perfetto. Una fila, allora, dobbiamo fare tutta una fila, quindi facciamo una fila. Dopodiché dobbiamo fare il terzo, poi avremo. Aspettate un attimo, mi sono un attimino perso. Pigliamo questi blocchi di legno scuro, raga. Non ho ancora il cacao marrone, ma lo faremo successivamente col cacao marrone. Mettiamo un blocco marrone qui e un blocco marrone qui, che dovrebbero essere tipo il naso del nostro bellissimo maialino. Dopodiché chiudiamo tutto con la lana rosa, sperando, ripeto, che mi bastino i blocchi, ma da quel lato dovremo modificare, raga, perché abbiamo sbagliato l'altezza laterale del maiale. Infatti il maiale finisce qui. Andiamo a modificare queste zone laterali. Dobbiamo semplicemente abbassare il riferimento dell'occhio di uno, recuperiamo tutto, dai, è così, recupera il bianco, recupera il nero, ok, allora rimettiamo il bianco qui, mettiamo un nero qui, un bianco qui e poi tutto rosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, signori miei, abbiamo completato. Aspettate che magno, perché se mi lancio mi ammazzo male, mi ammazzo male, mi ammazzo male, signori miei, perfetto. Lanciamoci di sotto, non siamo morti per poco. Leviamo questa terra che sta brutta e vediamo se il nostro maialino assomiglia a un maialino vero e proprio. Dai, ci sta, raga, ci sta, ci sta. La pixel art del maialino ci sta. Dovremmo solamente forse sistemare un poco il naso. Sì, quando avrò la lana marrone, metteremo la lana marrone al posto del legno di lì. Ok, allora facciamo una cosa: io continuo un attimino il recinto, recupero le carote, vedo di recuperare i maiali da qualche parte. Dopodiché li vediamo quando sono dentro. Ok, signori miei, ce l'abbiamo fatta. Davanti a me ci sono dei maiali, quindi speriamo di riuscire a acchiapparli entrambi senza che facciano proteste. Ecco, già uno è scappato. Ah no, ciao maialino! Dov'è tuo fratello? Vieni qua. Ehi, zio, ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Dai, ci somigliano alla pixel art che abbiamo fatto, solo che loro hanno la zona del muso un poco più marcata. Il nostro è venuto un poco più così sciatto, però no, raga, non ho tutta questa differenza di lana da poter sistemare la zona del muso, quindi raga, ci accontentiamo di questa. Portiamoli velocemente. Raga, non mi è mai successo di riuscire a portare gli animali così velocemente a casa. Grande maialini, abbiamo i maialini, signori miei, che però dovevano entrare qua dentro. Entrate, entrate, bravi, ma che maialini bravi che abbiamo. Il resca a chiudervi dentro senza che scappate. Signori miei, abbiamo i maiali, quelli che ci mancavano, abbiamo i maiali. E ora vi dirò anche di più, abbiamo il maialino piccolino. Dove sta il maialino piccolino? Dove sta il maialino piccolino? Bello, perfetto, abbiamo anche il maialino piccolino, signori miei. Allora, recuperiamo qui la crafting table. Sta calando la notte, ma non me ne frega nulla. Noi dobbiamo completare un attimino questa zona di qua. Le carote però le leviamo. Aspetta un attimo, l'ho buttata la crafting table? No. Allora, mi fai due di questi così, così, proprio per averne qualcuno in più. Ok. Piazziamo effettivamente però qualche torcia, perché mi pare un po' troppo a buio qui la zona. Torcia qui, torcia qui. Mettiamo anche una torcia qui e una torcia qui. Sì, effettivamente questa zona era un po' troppo buia, signori miei. Devo fare tutta l'illuminazione al sentiero, raga. E nei prossimi progetti, e nei prossimi progetti, raga. La faremo, la faremo. Guardate i bambù che stanno crescendo, che sono belli. Allora, che devo fare io? Ah, sì, qua il percorso. Allora, leviamo quest'altra terra di qua, perfetto. Mettiamo questi due di qua, perfetto. Leviamo questi di qua e ci mettiamo 1, 2 e 3. Leviamo la crafting table di qua, via la crafting table. Leviamo questa terra di qua, 1, 2 e 3.
E facciamo pure qui le tre bassi, 1, 2 e 3 e 4. Perfetto, raga, così abbiamo qui il sentiero che prosegue dritto. È venuto carino, dai, è venuto carino. Ovviamente, da sotto ci sono scheletri. Sì, da sotto ovviamente non è illuminato, quindi ci sono scheletri. Il sentiero qua continuerà in questa direzione, signori miei. Il sentiero continuerà in questa direzione. No, no, il creeper! Mannaggia a te, chi non te lo dice pure. Perché non vado a dormire io quando mi viene suggerito di andare a dormire? Te stai fermo che te ciappo male. Ma porca miseria, quel creeper mi ha fatto saltare in aria, raga. Allora, mangiamoci una cotoletta. E vediamo di sistemare un attimo qua il mondo. Per fortuna non ho fatto tutti questi danni col creeper maledetto. E ovviamente rimettiamo questo qua. Stavo dicendo, signori miei, che il sentiero continuerà in questa direzione. Che in quella direzione là io vorrò, cercherò di raggiungere il mare per creare il porto, che non so cosa mi può servire realmente, però un porto può sempre tornare utile. Mettiamo delle torce qui, ecco, così abbiamo tutto il nostro bellissimo sentiero. Là abbiamo i maiali, qui abbiamo il cacao che sta crescendo. Ora, raga, già questo video sta durando un poco troppo, quindi andiamo a dormire. Andiamo a dormire, qua ci sono scheletri ovunque. Noi però velocemente li dribbliamo e ce ne andiamo a casa a dormire. Evitiamo di farci ammazzare cortesemente, grazie, e andiamo a casa a dormire, raga. Ok, un nuovo giorno è iniziato, raga. Mangiamo un attimo sta cotoletta, così recuperiamo forze. Recuperiamo un altro poco di pietra che mi serve. No, mi serve la pietra. Ecco, questa di qua. Perfetto. Io ho una caterva di cose, raga, perché ho tanti progetti da fare. E poi ve li farò vedere piano piano, raga, perché tutti oggi non riusciamo a farli. Le ossa non mi servono. Il secchiello d'acqua ce lo teniamo, l'altra palla ce la teniamo. Ok. Scendiamo velocemente. Perché quello scheletro in acqua? Ma certo che sono intelligenti gli scheletri, però. Sono proprio intelligenti gli scheletri. Cosa voglio fare? Siccome una cosa che mi serve molto, che mi potrà servire molto prossimamente, sono le, come si chiamano? Le arrampicanti. Dobbiamo fare una specie di farm di arrampicanti. Ovviamente, guarda il creeper là. No, sono due. Ma siete dei bastardi, che guarda come si mimetizzano in mezzo all'erba. Guardali, guardali. Bastardi, vi ciappo tutte e due. Uno. Guarda, fanno i finti tonti. Fanno, ah, noi passeggiamo, stiamo andando a fare la spesa. Ma bastardi che non siete altri. Allora, cosa voglio fare? Voglio replicare questo sentierino da questa parte. Quindi andiamo a rompere prima questo legno di qua e poi un poco di terra. Magari, ecco, fino a qua. Sì, mi basta, mi basta. Piazzare dei vari blocchi. Abbiamo preso questi. Usiamo il legno, dai, usiamo il legno. Almeno alterniamo. Siamo fatto, usiamo questo legno di qua. Facciamo una muraglia. Così. No, così però non mi piace. Così decisamente mi fa cagare pesantemente. Quindi facciamo dei muretti così, ecco. Così lasciamo il passaggio qui. Poi facciamo uno, due. Così e tre. Perfetto, almeno c'è un attimino di vista carina. Lasciamo lo spazio di un passaggio, quindi 1, 2, 3 qui, e facciamo la stessa cosa, 1, 2 e 3. Ovviamente tutti quegli alberi di lì dietro dovranno sparire velocemente. 1, dai, 1, 2 e 3. Perfetto, fatto questo, signori miei, saliamo di almeno 1, 2. Sì, tanto ne abbiamo messi tanti, quindi mi basta salire così. Ma voglio, se mi basta salire così, mi sto sfracellando le ginocchia, però va bene lo stesso. Dai, è così, 3, 3, ok, 1, 2, 1, 2, 3, 3, ok. Voi direte, perché questo l'ho fatto più alto forse? Sì, sono scemo, questo l'ho fatto più alto, però potrebbe essere un'idea carina, sapete? Sapete che potrebbe essere un'idea carina, quelli dietro farli di uno più alto, così fanno movimento così. Questo leviamolo perché me l'ha servito solo per salire, ok. Detto questo, voi direte, che ci devi fare con questi muri così brutti? Semplice, molto semplice, raga. Dobbiamo farci la farms però, con la S, di rampicanti, signori miei. Ne mettiamo tre di qua, ne mettiamo tre di qua, tre da questa parte, tre di qua, ok. Poi altri tre di lì, altri tre comi, ok. Uno, due, tre, tre. Ok, 1, 2 e 3. Perfetto, signori miei. Però per evitare possibili mostri mettiamo anche delle torce laterali, così la zona rimane illuminata. Non c'è il rischio che
possa spuntare qualche mostro qua in mezzo e farci il 23 a colori. Ok, e guardate come stanno crescendo già qua le liane. Queste poi prenderemo noi la nostra bellissima, come si chiama, cesoia, che in questo momento non abbiamo, ma avremo prossimamente, e potremo recuperare tutto quanto quello che c'è qui, ovvero qui andiamo a sistemare tutto quanto la zona. Finiamo questo progetto, raga, e per oggi ci fermiamo qua. Allora, ok, facciamo tutto questo così. Dobbiamo fare anche qui, cosa ho fatto? Il passaggio. Sì, ho fatto il passaggio. Quindi dobbiamo fare il passaggio pure di qua, ma poi mi serve anche tanto altra legna, però. Dai, dai. Allora, raga, mi sono creato il materiale. Vediamo se mi bastano tutti questo che mi sono creato, sia come slab sia come staccionate, che come parte di fronte andremo anche qua a chiudere con le staccionate. Quindi facciamo una cosa di questo tipo. Ovviamente dobbiamo avere lo spazio per poter, no vabbè, veramente non dobbiamo passare da dietro, quindi va bene fare così. Vediamo se mi bastano, non mi basteranno mai nella vita. Bene così. E, ok, qui c'è un po' di troppa roba che non mi piace. Bella così, questo lo leviamo. Il sentiero ovviamente deve arrivare fino a qua, quindi andiamo a chiudere questa zona di qua. Questa terra di qua va levata. Ok, chiudiamo così, perfetto. Ora la stessa cosa dobbiamo fare dall'altra parte, signori miei. Stessa cosa dobbiamo fare da questa parte, ovvero uno. Ok, raga, dovevo aver creato tutto l'occorrente per riuscire a concludere questo progetto. Vediamo se effettivamente ci riusciamo oppure no. Mi bastano queste staccionate, ti prego dimmi di sì, non c'ho voglia di farne altre. Quindi sì, mi sono bastate, per fortuna che c'è mula. Chi è mula non lo so. Qui le vines stanno crescendo. Ok, qui nel percorso centrale io direi di rompere questo blocco di qua e ci andiamo a mettere la bellissima cassa, al cui interno ci andiamo a mettere le altre vines e le cesoie, che sono indispensabili per raccogliere le vines. Le altre due, dobbiamo mettere qualche torcia, sì, dobbiamo mettere qualche torcia, signori miei. Recuperiamo la crafting table che ci portiamo dietro, le torce poi me le metto off camera. E perfetto, mi piace questa zona di qua, mi piace, molto carina. Mi manca solamente una torcia qua all'interno, ok, la metterò dopo. E ho altre due casse che andiamo a mettere qui nella zona dei maiali, signori miei. Così da un lato metteremo le carote, da un lato metteremo qui, metteremo le carote che abbiamo qui, perfetto. E qui invece metteremo la carne di maiale che recupereremo uccidendo i maialozzi. Detto questo, ragazzuoli, aspettate che cambia l'inquadratura. Detto questo, ragazzuoli, con la pixel art del maiale alle mie spalle, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, raga, ciao!